Ciao ragazzi, eccoci come promesso al secondo video di Giorgia da 2 giorni che, come vi avevo anticipato su Instagram, è un video question and answer. Abbiamo raccolto un po' delle vostre delle domande che ci fate più spesso e che ci avete fatto ultimamente. Le ho qua appuntate, sentite che poetica. E siamo pronte a rispondere. La prima domanda è: quali erano le tue abitudini alimentari prima di iniziare questo percorso? Ottime, praticamente io mangiavo, noi mangiavamo appena ottime, siamo andati, nel senso che il cibo era ottimo. Sì, è vero, era molto buono. Però quando siamo andati a convivere io e lui, fate conto che ordinavamo tipo 3 volte a settimana la pizza, 2 volte a settimana il sushi, all'hamburger da c'era Don Juan. Da Don Juan andavamo sempre Don a prendere Juanito. Don Juanito, sempre a prendere gli hamburger con le patatine, lo portavamo a casa, quindi super super healthy, e quindi nel senso potete immaginare fisicamente come fossimo ridotti. No, lui no, perché ha un metabolismo pazzesco, ma io ve lo ricorderò con un'immagine che apparirà adesso. Come ti sei avvicinata al mondo del fitness? Cosa ti ha fatto cambiare idea? Mi sono avvicinata al mondo del fitness. Questo argomento secondo me meriterebbe un video se stante. No, sicuro, perché è una parte fondamentale della vita di Veronica, per il mio, quindi io le dedicherei un video in cui vi parlerò soltanto del prima e dopo, di come sono cambiate tutte le mie abitudini, di cosa è scattato in me. Ma anche perché è proprio una delle cose più difficili in assoluto, quelle di focalizzarsi e dire ok, una volta per tutte inizio, parto, eccetera. Tra l'altro cosa è scattato in me è perfetta come frase, perché è stata proprio una foto scattato a farmi cambiare idea. Ha. Momenti di crisi in cui credevi che non ce l'avresti fatta, puoi dirmelo tu, perché ti ho tormentato a sufficienza. Assolutamente sì. Vabbè, inizialmente appunto la questione è quella più difficile, però anche durante il percorso magari ci sono dei mesi in cui i risultati sono stupefacenti, quindi si è super carichi, e periodi in cui invece giustamente i risultati vengono più lentamente, quindi ci si abbatte un minimo. Tutte persone magari che aiuto mi dicono passano 10 giorni e hanno dei risultati incredibili, perché magari anche solo cambiando inizialmente le proprie abitudini i risultati si vedono immediatamente. Poi nelle settimane successive tutto diventa più lento, grazie. È ovvio, cioè nel senso è una quello del fitness è un percorso lungo e soprattutto interminabile, come dico sempre. Cioè io mi alleno tantissimi giorni, ho ottenuto risultati direi buoni lato fisico, ma sicuramente c'è sempre un upgrade, voglio sempre migliorare e spero di migliorare per tutta la mia vita, quindi è un discorso che veramente è un percorso che dura la vita. Sì. Quindi don't judge my journey, cioè nel senso è un viaggio che dura per sempre, ricordatelo. Quante volte ti alleni a settimana? Direi tra le 3 e le 5 volte. Sì. Perché non bisogna esagerare, nel senso che il recupero è super importante. Assolutamente, aspetto terrificante è l'overtraining. Andare in overtraining vuol dire avere 1000 problemi, non riuscire a avere una crescita muscolare, non riuscire a dormire, in appetenza. Sono tantissimi effetti collaterali dell'overtraining, quindi tranquilli, rilassatevi, fate i vostri 3-4 allenamenti a settimana, dipende anche appunto cosa fate nella vita, se avete tempo di recupero sufficiente, allenatevi anche tutti i giorni, per carità, mezz'ora invece che un'ora è ok. L'importante è recuperiamo, recupero è uno degli aspetti fondamentali dell'allenamento. E poi noi viaggiamo anche tanto, quindi è bello anche esplorare nuove palestre, provare anche per quanto mi riguarda nuove classi di training. È vero, magari in viaggio per 4 giorni, Fashion Week incasinatissima, per forza non riesci a trovare 1 ora e mezza per riuscire ad andare in palestra a fare un allenamento vero e proprio. Però magari si sveglia al mattino e fa, non lo so, 10 minuti di HIIT, High Intensity Interval Training, prima di colazione. In questo modo magari si tiene attiva e non perde per forza un allenamento completo. George è un personal trainer e o nutrizionista? Qui rispondo io una volta per tutte, perché veramente non ne posso più di questa domanda. Allora, io ho preso una certificazione da personal trainer negli Stati Uniti, nello specifico in Florida, Fort Lauderdale. Come personal trainer io ho, tra virgolette, la possibilità di intraprendere dei percorsi di fitness con i miei clienti. Il percorso di fitness prevede vari aspetti, sicuramente il training, infatti personal trainer, ma
anche il training, l'allenamento, il programma di allenamento, la scheda di allenamento migliore al mondo non potrà avere alcun effetto se non supportato da un'educazione alimentare di un certo tipo. Quindi il mio compito è anche quello di dare un'educazione alimentare, far capire il concetto dei macronutrienti, delle proteine, dei grassi saturi, insaturi, del carboidrato, della glicemia, questi aspetti che è giusto in qualsiasi persona che affronti il mondo del fitness deve conoscere, perché senza un'alimentazione sana è impossibile ottenere risultati a livello fisico, impossibile. 70-80% alimentazione, 20% allenamento. Queste sono un po' più o meno le percentuali. Quindi non sono un nutrizionista, non sono un dietista, non sono un medico, quindi mi baso sulla mia esperienza e sui miei studi costanti per poter dare un certo tipo di educazione alimentare. Qual è la parte del tuo corpo che ti piace meno? Non ho dubbi, le gambe, anche se ragazze, come vi dicevo su Instagram Story, non dovete mai arrendervi, perché qualsiasi parte del corpo è migliorabile, e quindi ho fatto veramente un lavoro forte sulle mie gambe, sono migliorate, non sono ancora perfette come le vorrei, ma so che lavorandoci ancora di più potranno ancora migliorare. Stai esagerando, delle gambe veramente pazzesche, soprattutto i femorali, quindi la parte posteriore, secondo me ha avuto risultati incredibili, sbalorditivi, soprattutto nel corso dell'ultimo anno. Per un tipo di, perché siamo focalizzati proprio in un programma di allenamento in quelle zone. Le braccia hanno avuto un altro cambiamento incredibile, perché le braccia sono, è solo una questione di tono muscolare, quindi di densità. Quando cambia la densità nel braccio, nel muscolo del braccio, cambia veramente la forma e proprio l'effetto che ha all'esterno. Che densità, amore? Allora, allenamenti total body o dividi? Ovviamente anche qui dipende come tutto dal goal che avete, dal quello che volete raggiungere in questa fase specifica, eccetera. Diciamo che gli allenamenti in cui i muscoli vengono divisi, suddivisi, fatti singolarmente, vanno bene in un periodo di ipertrofia. Mentre sicuramente per lei ho sempre suggerito un tipo di allenamento di total body, comunque soprattutto ad alta intensità, quindi tempi di recupero un po' più corti, esercizi di circuit training, quindi circuiti in cui magari vengono influenzati i muscoli della parte superiore del corpo, della parte inferiore del corpo, tutto per stimolare sempre di più un'attività anaerobica e aerobica allo stesso tempo. In tutti fondamentali, in ogni caso, quello che suggerisco sempre a lei è di concludere l'allenamento, anche all'uomo, qualsiasi persona, con un allenamento di cardio breve ad alta intensità, quindi 10 minuti di HIIT o qualsiasi altra cosa. I carboidrati è meglio toglierli o no dalla dieta? Assolutamente no, cioè qui non esitiamo neanche 5 secondi, assolutamente no. I carboidrati sono una parte fondamentale della nostra alimentazione, è uno dei macronutrienti fondamentali, quindi non togliamo. Andare in chetosi è veramente dannoso per il nostro corpo in generale, e soprattutto anche proprio a livello fisico, estetico, è stupido, perché anche solo semplicemente togliere i carboidrati per un mese, nel momento in cui vengono reinseriti, fidatevi, i danni estetici sono immediati, cioè ci si gonfia come dei palloni. La prova sicuramente è quello, chiedete a qualsiasi bodybuilder che magari è abituato a toglierli in fase pre-gara, reinserirli qualche giorno prima, non fatelo. Distribuitevi quella giornata in maniera più omogenea, teneteli un po' più bassi la sera volendo, però non eliminateli. Molte ragazze, più di una, ci hanno scritto: mi alleno più volte a settimana e mangio bene, seguo una dieta, ma non vedo risultati, quale potrebbe essere il motivo? Giusto, questo me l'hanno scritto anche tantissimi ragazzi che fanno una fatica impressionante in palestra, vanno in palestra 5 volte a settimana, mangiano bene, mangiano tanto, ma non hanno uno sviluppo muscolare, e viceversa magari ragazze che invece vanno in palestra 6 volte a settimana e non riescono a perdere peso. È
impossibile, diciamo, è proprio è veramente impossibile. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Assolutamente. Pista. Nell'allenamento, il fitness, l'ho detto 100.000 volte, è matematica. Ok, 1 più 1 uguale 2. Quindi apporto calorico corretto, distribuito bene tra i vari macronutrienti, allenamento costante di 3, 4, 5 volte a settimana, dipende dal goal in quel momento, è impossibile non ottenere i risultati che speriamo. Magari ovviamente per alcune persone è un po' più veloce, per altre è un po' più lento, ma i risultati si ottengono. Quindi c'è questo divario pazzesco. Non aspettatevi cose pazzesche in tempi molto brevi, ma nell'arco di 3-4 mesi dovete avere per forza risultati ottimali. Se non li avete, c'è qualcosa di sbagliato nel percorso. Integrazione, pro contro integrazione. Ah, giusto, integrazione, quindi supplementi, eccetera. Io personalmente non sono contrario, nel senso, sicuramente se riuscite ad avere un'alimentazione, a seguire un'alimentazione sportiva senza utilizzare per forza le proteine in polvere o gli amminoacidi, eccetera, ben venga, assolutamente. Cioè 200 grammi di tacchino sono sicuramente meglio, più puliti, più sani, o di albumi, che uno scoop di proteine. Però io sono comunque favorevole a magari non esagerare, però un giusto integrazione magari con delle proteine in polvere, degli amminoacidi ramificati che potete prendere prima o post allenamento, durante l'allenamento, un multivitaminico magari perché siete carenti in fase di taglio, eccetera. Ma anche qualche, io ad esempio prendo spesso le tisane drenanti, quelle cose, esatto, che trovate in erboristeria, esatto, tutte cose che non vi cambiano la vita, però sono, eliminare i lipidi in eccesso. Sperate che siano cose sane, naturali, pulite, meno chimiche possibili, eccetera. Ok, nel frattempo è diventata notte, abbiamo dovuto accendere la luce, se vedete qualche differenza è quello. Poi la colazione deve essere sempre così abbondante come vi abbiamo fatto vedere nel video precedente? Assolutamente no! Infatti qui ho il mio bel frullatino proteico. Assolutamente non deve essere per forza così. Potete fare anche una colazione semplicissima con appunto frullato proteico che preparate in 5 minuti, quindi non quelli che dicono ma io non ho tempo, devo andare al lavoro, eccetera. Perfetto, è per buttare in un frullatore uno scoop di proteine con dei mirtilli, una banana, due fiocchi d'avena, due cucchiaini di stevia, dell'acqua, del ghiaccio, del latte di mandorla, ci vogliono, non lo so, 3 minuti, frullate, bevete e avete finito. Quindi semplicissimo. Ottimo. L'importante è non rinunciate alla colazione, l'ho detto 100.000 volte e lo ripeto, questa è l'unica regola. Come fate quando viaggiate, sia a livello di cibo che di allenamento? Cerchiamo... What? Questo era per te che stavi dormendo, secondo me, perché il fitness in realtà non te ne frega niente, stai guardando il video solo perché c'è Veronica, però almeno ti tengo sveglio, ok? È anche arrivata la sveglia degli occhietti, anche la a sveglia svegliarti. Degli occhietti. Quando viaggio, quando viaggiamo, la prima cosa che fare è individuare una palestra nelle vicinanze. A meno che non ce l'abbia già l'hotel, esatto, ovviamente. Se però c'è l'hotel ben fornita, molto meglio, se no cerchiamo una palestra vicino all'hotel. A livello di cibo, sicuramente quando sei in giro non si mangia mai come si mangia a casa, nel senso che anche ci sarà sempre una quantità di sale più abbondante rispetto al solito, più condimenti, eccetera. Olio, grassi, eccetera. Cercate di ordinare le cose giuste, cercate magari ogni tanto di fare delle richieste tipo senza salsa, perché sennò senza pensarci magari comincia a travasare dentro litri di olio, invece voi riuscite con un cucchiaio comunque a dosarlo e a monitorare la cosa, sennò ciao. Comunque ce la si può fare. Io su Instagram mi faccio anche un bel po' di pubblicità, cerco di pubblicare a volte delle foto con i luoghi in cui riuscite magari a mangiare facilmente, in maniera sana, a rispettare quindi la vostra dieta, alimentazione, la vostra dieta, è fattibile. Quindi guardate il mio Instagram, Giorgio Merlino. Ok, ultima domanda. Ma voi quindi vivete sempre a dieta? No. Allora, no, assolutamente no. La parola dieta è assolutamente pericolosa. Io sono completamente contrario alle diete. Io sono per un tipo di educazione alimentare. Quella che conosco io nello specifico è un tipo di alimentazione, di educazione alimentare basata appunto sullo sport, quindi sportiva. Fase principale è quella iniziale. Nel momento in cui
è quella più difficile, nel momento in cui avete educato come fosse un bambino il metabolismo a comportarsi in un determinato modo, difficilmente cambierà. L'importante è riuscire a educarlo. Una volta che avete tarato il vostro metabolismo sull'attività che fate, sulla vita che fate, su quello che mangiate, è tutto in discesa. Ci sono periodi in cui potete mangiare di più, ci sono periodi in cui una sera tornate a casa, come facciamo spesso noi, abbiamo voglia di una pizza, di un gelato, prendetevi una pizza e un gelato, non succede niente. Non succede niente se una sera prendete una pizza e un gelato. L'importante è che il mattino dopo non vi svegliate e mangiate 10 ciambelle. Esatto, tipo Homer Simpson, non è questo il concetto. È molto semplice, i primi mesi sono quelli più difficili, perché dovete mantenere un'alimentazione sempre costante, senza commettere errori, eccetera. E poi semplicemente non è una dieta, lo ripeto e lo ripeto ancora, educazione alimentare. Avete le regole basilari, seguite quelle, non state a contare i 150 grammi di pollo, i 170 grammi di pollo, non serve a niente, nessuno di noi, me compreso. Ci sono delle linee guida, ma... Delle linee guida, siamo fissati col bodybuilding, quello è uno sport, è un altro tipo di attività, e ha determinate regole. Per noi non è così, vita sana, alimentazione sana, sport, attività fisica, assolutamente estetica importante del corpo, ci mancherebbe altro, però basta. Ok ragazzi, speriamo che vi sia piaciuto questo video, naturalmente siamo qua disponibili in caso abbiate ulteriori domande o vogliate semplicemente dirci qualcosa. Sempre costruttivi. Come ho risposto ai 1000 messaggi in inbox su Instagram, alcuni stupendi, voglio bene all'anima, alcuni voglio bene anche a quelli che mi hanno insultato, eccetera, e come ho sempre detto, critiche sono sempre costruttive, io le prendo così. Quindi ben vengano le critiche, ben vengano i suggerimenti, scrivete tutto. Ah, se riuscite magari a commentare sotto al video, è più veloce la risposta. E iscrivetevi al canale, è più veloce la risposta, perché mi piace, almeno possono leggere anche gli altri le risposte. Le risposte, perché in molti fate le stesse domande, quindi in quel caso è tutto più produttivo. Un bacione grande. Ragazzi, al prossimo video.